Passo la parola a Giancarlo Gusmaroli della direzione tecnica del CIRP per il suo intervento introduttivo. Grazie, buongiorno a tutti. Il mio compito è quello di fare una relazione di apertura, di preambolo agli interventi più mirati, specifici che poi seguiranno. Da questa prima diapositiva capite subito che intendo prenderla veramente da lontano. Iniziamo con questi due signori che qualche secolo fa, girando per l'Italia, ci hanno lasciato una testimonianza a tutti noi nota, da parte del nostro bagaglio culturale, di quelli che erano i fiumi. Parliamo del 300, e queste due visioni ci mettono in evidenza in maniera abbastanza chiara la complessità dei sistemi fluviali, cioè il fatto che da un lato possono presentare degli aspetti di qualità, di bellezza, che portano a percezioni anche di natura bucolica, e dall'altro Leonardo, l'umido ingegnero, uomo pragmatico, che invece ne vede la forza, l'irruenza, la scabrezza, e quindi avverte che i fiumi possono anche essere una minaccia, a volte latente, a volte esplicita. Beh, facendo un salto temporale di qualche secolo, arriviamo subito ad oggi, e possiamo dire che questi due signori hanno in qualche modo raccontato in modo antesignano quello che due importanti direttive comunitarie oggi ci dicono in maniera molto precisa e fluviale. Queste naturalmente sono per noi oggi le importanti premesse per parlare di fiumi. Premesse che ci portano subito a quella che è l'Italia, a quello che è lo stato del nostro paese in materia senza di fiumi, e queste due immagini, volutamente presentate senza alcuna didascalia, sono inquietanti, perché così, viste senza commento, potrebbero rappresentare probabilmente nella vostra, così, nell'immaginario di ognuno di noi, un bollettino di guerra. Potrebbero sembrare i luoghi in cui le bombe in un paese sono cadute. In realtà sono i dati più recenti messi a punto del CNR IRPI che rappresentano la situazione degli eventi di frana e di inondazione nel nostro paese negli ultimi 50 anni. Più grande è il pallino, più scuro è il pallino, più gravoso è stato l'evento, e come vediamo e ben sappiamo, la situazione nel nostro paese non è felice. I numeri sono altrettanto eloquenti, e se guardiamo semplicemente gli evacuati e senza tetto, senza voler esagerare con la metafora, ma stiamo parlando di una diaspora: se in 50 anni mezzo milione di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni in quanto colpite da un evento di frana o di alluvione. Siamo un paese che vive e convive non facilmente con questa sensazione di disagio, di pressione. Le cause non sono sempre naturali, ovvero l'evento che avviene è chiaramente ciò che la natura esprime sulla superficie terrestre, ma a volte non possiamo negare che ce la siamo un po' andata a cercare la problematica, e quindi viene subito immediato parlare di un'altra tematica che si affianca a quella del dissesto idrogeologico, del rischio di alluvioni, che è quella del consumo di suolo. E qui l'ISPRA, come sappiamo, ha recentemente sistematizzato un'enorme banca dati a livello nazionale, mettendo in evidenza quello che è l'aspetto quantitativo di questo dato territoriale, ovvero che negli ultimi 50 anni, di nuovo, siamo arrivati a occupare il 7% del suolo nazionale, con un consumo che chiaramente ha quelle conseguenze tra le varie che abbiamo già detto. 7% che in realtà sale quasi all'11% se consideriamo il consumo di suolo effettivo, ovvero al netto di tutte quelle superfici che anche volendo non sarebbero consumabili, quindi quelle a elevata pendenza, gli specchi d'acqua, eccetera. Questi dati, sempre l'ISPRA ci dice che se rapportati alle zone fluviali, in questo caso la fascia di 150 metri tipica che deriva dai vincoli paesaggistici, lì dentro il 5% del suolo è consumato. Se andiamo a guardare i fiumi dal punto di vista della pericolosità idraulica, andiamo a prendere le cosiddette fasce di pericolosità media, le P2 per gli addetti ai lavori, lì dentro quasi il 9% delle superfici sono consumate. Questo quasi ci mette in evidenza una sorta di accanimento, cioè nel senso non solo consumiamo il suolo, ma lo andiamo anche a consumare spesso in zone dove è abbastanza gravoso aver fatto questa azione. Per dirla con un numero più alla portata di mano, questo 9% sono circa 200.000 ettari, sono circa 270.000 campi da calcio. Quindi evidentemente non è un fatto episodico,
ma è un fatto che ha una consistenza a livello nazionale del tutto tangibile. Se tutto ciò è un problema e riusciamo anche momentaneamente di metterlo da parte e vedere i nostri fiumi come stanno dal punto di vista di salute ambientale, qui ci aiuta l'Agenzia Ambientale Europea, che ha pubblicato in maniera già sistematica tutti i dati a livello comunitario dello stato qualitativo, dello stato ecologico dei corsi d'acqua. Vedete indicate, evidenziate il dato medio a livello europeo e quello italiano. I colori caldi, il rosso e il giallo, sono le situazioni di stato non buono, cattivo, scadente, insufficiente. L'Italia vediamo che si colloca in una situazione intermedia, cioè la metà dei corsi d'acqua italiani ad oggi, ovvero 3 anni fa, non avevano una salute soddisfacente. È un dato che possiamo considerare ottimistico perché non tiene conto delle pressioni idromorfologiche, cioè delle alterazioni fisiche dei corsi d'acqua, in quanto è un attributo che viene considerato nella valutazione di stato ecologico solo nelle condizioni migliori, cioè quelle dove ecologicamente, biologicamente il fiume sta in ottima salute e di conseguenza lì si va a vedere anche la condizione idromorfologica. Il dato evidenziato adesso alla vostra destra ci mette in evidenza come almeno il 25% dei corsi d'acqua italiani ha delle alterazioni di natura idromorfologica significativa, alle quali si aggiunge un più del 40% che soffre in maniera significativa di pressione e inquinamento di fiumi. Insomma, la situazione non appare assolutamente rosea. Queste immagini tornano sul tema di partenza per mettere in evidenza come siano dati non solo ad appannaggio della comunità tecnico-scientifica o di chi amministra, ma di tutti noi come cittadini, in questo caso per gli aspetti più drammatici che hanno, come sappiamo, un risvolto anche di natura economica. Qui vediamo iniziative che avvengono a valle di eventi di calamità, in cui si attiva la comunità, si attivano i cittadini con queste raccolte di fondi. Ma guardate in maniera più scientifica il dato riportato nel grafico in basso a destra, che è un po' datato ma ancora estremamente significativo e attuale. Il dato elaborato nel 2004 ci mostra in blu le spese che sono state sostenute a livello di bacino del Po per azioni di prevenzione, cioè azioni di cosiddetta messa in sicurezza del territorio in tempo di pace. In rosso è rappresentato ciò che viene speso in tempo di post-emergenza, quindi le spese straordinarie. Quello che vediamo, innanzitutto, che entrambe le curve cominciano a salire a partire dagli anni 60, e questo è ovvio per i noti eventi del Polesine e dell'Arno. Ma continua a crescere nel tempo le spese ex ante, quasi a testimoniare un effettivo investimento per evitare il danno, ma contemporaneamente crescono le spese ex post, a dimostrare che probabilmente la strategia messa in atto in questo cinquantennio o non ha ancora dimostrato i suoi effetti, o probabilmente ha al suo interno un elemento di incompletezza, di non piena adeguatezza. Questa cosa sono soldi, è bene ricordarlo, soldi che chiaramente, se non portano al risultato ottenuto, alla fine li dobbiamo considerare in qualche modo persi. Se la risposta al problema idraulico è una regimazione idraulica del corso d'acqua, in alcuni casi è una risposta obbligatoria, non possiamo pensare di delocalizzare Castel Sant'Angelo o il Ponte Vecchio a Firenze, mi pare ovvio, però in altri casi potrebbe avere delle alternative. E quello che di cui dobbiamo essere consapevoli è che la regimazione idraulica ha altre conseguenze oltre a quelle strettamente idrauliche. Ad esempio, produce un'alterazione della dinamica idromorfologica dei corsi d'acqua, che può avere degli effetti sugli alvei a fondo mobile di incisione, e questo porta a problemi come quelli che si sono verificati sul Po a Piacenza alcuni anni fa e anche in altre situazioni. Anche in questo caso, è bene sottolinearlo, sono soldi, sono euro, quindi davanti a una scelta, un investimento attivato, le conseguenze hanno possono avere questo effetto. Pensiamo al tema delle coste. Se gestire un fiume, regimarlo, vuol dire, diciamo, ottenere dei benefici tipicamente a scala locale, diciamo, dal punto di vista idraulico, a scala di bacino l'elemento costa è un altro che viene in qualche modo penalizzato. Modificare la dinamica di sedimento a livello di bacino significa minor apporto alla costa, erosione costiera. E questi sono tanti soldi perché ogni anno sappiamo che la cosa, proprio in queste settimane, arriva all'ordine del giorno. Bene.
ci sono tanti altri servizi ecosistemici che un fiume in buona salute può offrire, e che se la salute viene perduta, chiaramente una alla volta o in maniera, diciamo, massiva possono venire meno. Questo per dire, sempre come premessa del ragionamento di oggi, che avere un fiume che funziona bene dal punto di vista ambientale o quantomeno antiambientale è o può essere un vantaggio. Questo diagramma, che di nuovo gli addetti ai lavori ben conoscono, è un idrogramma di Piena, ci racconta come il fiume risponde agli eventi idrologici, ci mostra un po' quella che è stata l'evoluzione di questo cinquantennio, da destra verso sinistra. Non solo è cambiata la forma della Piena, quindi la sua intensità, e quindi anche la risposta che un territorio, diciamo, vive nei confronti di un evento di Piena, ma anche i colori rappresentano la progressiva perdita dal verde al rosso di tutti quei servizi ecosistemici che abbiamo toccato. Quindi in qualche modo la domanda è: possiamo, ove possibile, ove ci sono le condizioni, ove c'è lo spazio, la volontà, possiamo, diciamo, tornare un po' verso il verde in modo tale da riguadagnare i benefici che abbiamo ottenuto? Guardate, in Francia, in Olanda, nei Paesi Bassi, questo l'hanno fatto da qualche tempo, a fronte di problemi molto più grandi di quelli che abbiamo noi a livello idraulico, con un progetto nazionale chiamato Spazio al Fiume, che ha agito anche in situazioni molto complesse, anche negli ambiti urbani, come questo esempio riporta, sono stati fatti degli ingenti investimenti per ridare sezione, ridare respiro al corso d'acqua, che questo ha indubbiamente un vantaggio idraulico, ma non solo, come abbiamo detto. Sono state fatte cose che a noi molte volte sembrano non praticabili, sono stati delocalizzati beni tutelati dal punto di vista culturale. Qui vedete la tecnica che è stata utilizzata. La sfida quindi è cercare di tenere tutto attaccato, il miglioramento ambientale, farlo dialogare con questi altri obiettivi che interessano i sistemi fluviali, sapendo che dietro ognuno di questi temi c'è tipicamente un gruppo di interesse. Non sono solo questioni tecniche, non si tratta di mettersi a tavolino e trovare il miglior progetto per fare questo mestiere, ma si tratta di trovare la forma di accordo territoriale per portare avanti questo tipo di ragionamento. Dovremmo chiaramente lavorare così, se quel tavolo funzionasse bene, i nostri territori navigherebbero benone. Purtroppo sappiamo che invece ci troviamo spesso in questa situazione, dove quel singolo vocatore può essere un comune, può essere a volte anche un organo sovrilocale, una regione, un'autorità di bacino, un ministero che deve portare avanti una politica, magari deriva dalla Commissione Europea, e quando si interfaccia sul territorio magari si trova in questa situazione. Può essere anche un privato cittadino, un'associazione. Chiaramente questo è un problema. Possiamo trovarci anche in questa situazione, ma questa è un'altra storia che comunque ben conoscete. È chiaro, come questo gioco ottico ci fa vedere, che serve una visione comune. In questa immagine alcuni di voi stanno vedendo una giovane ragazza che guarda verso il fondo, qualcun altro una anziana signora, e quindi il tema della governance è centrale in qualche modo per risolvere la complessità del sistema fluviale. Il tema della governance che si gioca a più livelli, e dai segni che vedo vado a chiudere con queste prossime considerazioni, nel tema delle P della governance, di cui vedete le chiamate, dobbiamo lavorare nella direzione di coniugare le varie politiche nel momento in cui le traduciamo in piani. Se pensiamo ad esempio alle politiche energetiche sulla valorizzazione delle risorse rinnovabili legate alla gestione del rischio idraulico piuttosto che alla gestione ambientale, sappiamo che abbiamo ancora tutta una serie di tematiche ancora aperte di cogente necessità di risoluzione. Ma dobbiamo coniugare anche il tema della pianificazione con la programmazione, cioè fare in modo che le due non viaggiano in tempi e in momenti diversi. Sappiamo che siamo un paese molto virtuoso dal punto di vista della pianificazione, nel senso che siamo stati e siamo in grado di produrne molti, contemporaneamente riusciamo anche ad attivare a livello programmatico risorse, le tempistiche delle due a volte non combaciano e questo sfasamento temporale a volte diventa anche sostanziale in termini di contenuti. Dalla programmazione alla progettazione, vuol dire nel momento in cui decido di spendere, orientare la spesa verso azioni che siano veramente utili, il più multiobiettivo possibile, e non dare per scontato che la progettazione sia buona in quanto tale. Cioè anche nella progettazione abbiamo margine per capitalizzare le grandi buone pratiche che derivano sia dal nostro territorio nazionale, dove queste già sono state implementate, riguardo i consorzi, riguardo i comuni, riguardo tutti quegli enti che sono riusciti negli ultimi 10-15 anni
a fare dei virtuosismi, ma anche all'estero, dove altri paesi hanno fatto della buona strada. Ultimo, non per importanza, il tema del pubblico, cioè il tema della governance nella sua declinazione, non tanto di tenere tutti nello stesso tavolo in modo da poter dire di averlo fatto, ma di far sedere attorno allo stesso tavolo quegli attori che sono veramente chiavi e rilevanti sia in termini di attuazione di quelle strategie complesse di cui abbiamo parlato che in termini di ricadute che poi quelle scelte hanno sul territorio. Credo di essere proprio al termine, quindi questo l'ho già detto a parole, scusate, vado direttamente all'ultima diapositiva che dà un po' in là a quelle che verranno, ai contributi che verranno dopo di me. Se è vero che la complessità è un dato di fatto e che servono risposte di natura integrata, non dobbiamo pensare che esista un libro delle ricette che ci dice cosa fare. Possiamo avere delle indicazioni, degli indirizzi che ci dicano in queste fattispecie esiste questo paniere di opzioni, ma la regola base, e questo verrà richiamato da molti dei relatori dopo di me, è che bisogna capire il fiume come funziona, capire il territorio all'interno del fiume in cui il fiume scorre, come è composto, quali dinamiche anche di natura socio-economica ci sono, e lì, come fa il salto, uscire la soluzione migliore. Grazie.